Fegato grasso vuol dire in pratica che i trigliceridi si accumulano nel fegato. Il fegato aumenta di volume e il mezzo più semplice per diagnosticarli è l'ecografia epatica, che fa vedere un fegato lucido, traslucido. Viene considerato una manifestazione della manifestazione epatica della sindrome metabolica, che di per sé è caratterizzata da ipertensione arteriosa, obesità, diabete e dislipidemia. Ora, finché rimane solo un fegato steatosico, cioè con grasso e basta, è relativamente innocuo, seppure è un campanello d'allarme perché il paziente deve essere visto per l'ipertensione arteriosa e per tutte le altre manifestazioni cliniche. Però il fegato può anche essere sede di infiammazione, quindi epatite, steatoepatite o di fibrosi, quindi evoluzione verso la cirrosi. E quanto più il fegato grasso corre il rischio di evolvere verso una forma epatitica, tanto più è il rischio che il fegato venga poi danneggiato anche irreversibilmente. Esistono dei criteri per sospettarlo, che sono ad esempio, oggi si usa molto il FibroScan, che è un approccio tecnico tipo l'ecografia, ma che quantizza l'entità dei fibrosi nel fegato. E per arrivare alla diagnosi però di steatoepatite, l'unica certezza è la biopsia epatica. Esistono degli score numerici che si calcolano con il numero di piastrine, valori di albumina, parametri vari, che però sono sempre segni indiretti.